Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi presentiamo una torta straordinaria, la torta ai mirtilli. È davvero elegante, è adatta a feste e compleanni estivi. È davvero facile e veloce da preparare e vi serviranno pochi semplici ingredienti per crearla a casa vostra. Questo dolce dal gusto delicato manderà in visibilio i vostri invitati. Iniziamo! Montiamo 4 albumi con le fruste elettriche, insieme ad un pizzico di sale e 120 g di zucchero semolato, che aggiungiamo in 3 fasi. Dopo circa 10 minuti di lavorazione, dovrebbe avere questa consistenza. Mescoliamo per 5 secondi i tuorli e li aggiungiamo al composto. Grattugiamo la scorza di un limone biologico sopra. Aggiungiamo 110 g di farina 00 poco alla volta, mescolando con delicatezza con una frusta, per non smontare la meringa. Prendiamo una teglia di 18 cm di diametro con carta da forno sui bordi e versiamo l'impasto all'interno. Livelliamo per bene con una spatola. Sbattiamo qualche volta per eliminare le bolle d'aria e con un bastoncino facciamo dei cerchi concentrici dal centro verso l'esterno. Cuociamo a forno preriscaldato 160 gradi ventilato per 20-25 minuti. Fare la prova a stecchino passati i 20 minuti. Sforniamo e lasciamo raffreddare 5 minuti nella teglia. Poi la togliamo e lasciamo raffreddare completamente. Ora ci occupiamo della marmellata. Quindi mettiamo 300 g di mirtilli congelati in un pentolino insieme a 100 g di zucchero semolato e il succo di mezzo limone. Mescoliamo e cuociamo per circa 10 minuti. Con un Bimipimer frulliamo il composto e continuiamo la cottura per altri 5 minuti. La marmellata sarà pronta quando, facendo una riga sul cucchiaio, rimane pulita. Lasciamo raffreddare completamente. A questo punto prepariamo la crema. Mettiamo 500 g di mascarpone freddo dal frigo in una ciotola. Lo lavoriamo un po' con una spatola. Poi aggiungiamo 300 g di panna montata già zuccherata mescolando lentamente. Mettiamo da parte 100 g di crema. Aggiungiamo la marmellata di mirtilli raffreddata e la amalgamiamo al composto. Mettiamo in frigo fino al bisogno. Proseguiamo tagliando in 3 parti uguali il pan di Spagna. Siamo arrivati all'assemblaggio, quindi mettiamo una noce di crema sul piatto da portata e appoggiamo sopra la base di pan di Spagna. Lo bagniamo abbondantemente con un infuso ai frutti rossi e un cucchiaino di miele. Aggiungiamo un terzo della crema e la livelliamo con una spatola. Appoggiamo sopra il secondo disco di pan di Spagna e ripetiamo il procedimento di prima. Dopo Infine appoggiamo l'ultimo strato, lo inumidiamo con la bagna e copriamo interamente la torta con la crema, avendo cura di lasciare 2 cucchiai da parte. Mettiamo in frigo per almeno 5-6 ore, o meglio, tutta la notte. Il giorno seguente spalmiamo sui bordi della torta la crema messa da parte. Qui abbiamo circa 600 g di mirtilli freschi, con i quali ricopriamo il bordo della torta.
mettiamo in frigo fino al bisogno. Ai 100 g di crema messi da parte in precedenza, aggiungiamo 100 g di panna montata già zuccherata e mescoliamo per bene. Aggiungiamo i semi di mezza bacca di vaniglia bourbon e mescoliamo con cura. Mettiamo il tutto in una sac à poche con la bocchetta per la torta Saint-Honoré, di cui trovate il link in descrizione. Con la sac à poche formiamo delle linguette sul bordo della torta. Infine riempiamo il centro con dei mirtilli freschi. Ammirate che meravigliosa torta abbiamo creato! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa torta ai mirtilli. Guardate che bella stratificazione! È una torta davvero speciale. Il pan di Spagna è soffice con un profumo di frutti rossi. Poi c'è la crema, che ha un gusto intenso di mirtilli. E infine, la crema in superficie dona un tocco di freschezza che va a completare perfettamente questa torta. Insomma, è deliziosa, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.